Cari amici, i mass media che ci vogliono imporre un pensiero unico, un linguaggio unico, hanno coniato un termine che oggi diraga, quello di femminicidio. Il secondo elemento della parola cidio, dal latino cidium, cedere, che significa uccisione, rimanda evidentemente ad altri termini, omicidio che è la soppressione di una vita umana da parte di un altro uomo, e poi suicidio, il dare la morte a se stessi. Un tempo si diceva anche regicidio per indicare l'uccisione di un sovrano, o deicidio per indicare l'uccisione di Gesù Cristo da parte del popolo ebraico. Ma sono ancora correnti i termini di parricidio, matricidio, fratricidio, uxoricidio. Tutti evidentemente riferiti a vari legami familiari, alle relazioni familiari a cui si riferisce l'omicidio. Più recentemente è nata la parola genocidio, che vuole indicare lo sterminio di un popolo, che siano gli ebrei o gli armeni, o la popolazione della Vandea annientata dai giacobini durante la Rivoluzione francese. Il neologismo femminicidio però ha una carica ideologica che lo distingue dagli altri. Non si riferisce infatti solo all'uccisione di una donna, ma alla uccisione di una donna in quanto donna, o meglio, in quanto vittima di una cultura patriarcale e maschilista. La parola femicide nasce non a caso negli anni 70 del Novecento nei movimenti femministi del Nord America, degli Stati Uniti. La vittima viene uccisa a causa della sua appartenenza al genere femminile. E di maschicidio per ora non si parla, anche se i dati statistici mettono in evidenza come la violenza sugli uomini, violenza fisica, psicologica, giuridica, sia in continuo aumento e in realtà il numero dei maschi uccisi in Italia e in Europa supera di molto quello delle donne vittime. E non ci stupiremmo se presto sentiremo parlare di transcidio o di gendercidio per indicare l'uccisione di un soggetto che sceglie di non essere né maschio né femmina seguendo i dettami della cultura gender. E se si reclamano toilette neutre per chi rifiuta i ruoli culturali maschili e femminili, sembra facile immaginare che l'uccisione del terzo genere, che peraltro avviene quasi sempre tra omosessuali, possa in futuro costituire un aggravante di reato come il femminicidio. In questa prospettiva dispiace che Papa Francesco si sia prestato alla moda linguistica di stampo femminista. Lo ha fatto nel corso del suo ultimo viaggio in Perù, precisamente nella città di Trujillo, quando ha invitato a lottare contro, ha detto, i numerosi casi di femminicidio, invitando a lottare contro una piaga che colpisce in modo particolare il Sud America. Vi invito a lottare, ha detto, contro questa forma di sofferenza, chiedendo che si promuova una legislazione, una cultura di ripudio di qualsiasi forma di violenza. Ecco, vorremmo sentire dal Papa, dai vescovi, dai sacerdoti, l'uso di un altro termine che un tempo si usava e che oggi si dimentica, quello di infanticidio. E vorremmo sentire un invito altrettanto accorato a lottare per modificare le leggi abortiste ispirate a una cultura di morte che costituisce la peggiore ideologia del nostro tempo. Infanticidio significa uccisione di un bambino, sia che abbia visto la luce, sia che non l'abbia ancora vista. E sono loro, i bambini soppressi nel grembo della madre, le vittime più incolpevoli e più vulnerabili di un massacro che non si arresta. L'aborto è la peggiore forma di infanticidio e in Italia dal 1978 ad oggi ha fatto 6 milioni di vittime. 6 milioni di vittime è la strage di un popolo, non è solo un infanticidio, è un vero e proprio genocidio. E di questo genocidio ricorre in Italia il prossimo 22 maggio 2018, il 40° anniversario. 40 anni fa fu introdotta la legge sull'aborto 194 e da allora la strage continua ad essere perpetrata.
dalle madri, dai padri, dai medici e dai loro mandanti politici ed ideologici. Ripudiamo questa intollerabile violenza e lanciamo l'appello a una protesta pubblica come avviene nelle marce per la vita in tutto il mondo. In Italia il prossimo appuntamento è il 19 maggio. La Fondazione Lepanto ci sarà.